Gennaro Licciardi, Napoli, 30 novembre 1956 Voghera, 3 agosto 1994, è stato un mafioso italiano, noto esponente della camorra degli anni 80 e 90, fondatore del clan Licciardi e tra i fondatori del cartello camorristico denominato Alleanza di Secondigliano. A detta di Roberto Saviano è stato lui il primo boss che ha determinato la metamorfosi di Secondigliano 1. Gennaro Licciardi era uno dei boss più spietati, rispettati e carismatici della camorra nell'area nord di Napoli. Licciardi è stato soprannominato a Scimmia, la Scimmia 2, per le sue capacità da ragazzino di arrampicarsi tra i balconi degli appartamenti che svaligiava. Negli anni 1970 divenne il capozzona del clan Giuliano nella zona di Secondigliano. Nel 1981 fu arrestato assieme al suo amico Gennaro Esposito, detto Ocart 3. Fu coinvolto in una rissa con gli esponenti della nuova camorra organizzata durante un processo e riuscì a sopravvivere alle 16 coltellate inferte lì 4. La dissoluzione della NCO di Cutolo portò Licciardi a conquistare un ruolo autonomo e predominante nello scacchiere criminale partenopeo, e già agli inizi degli anni 90 era considerato il boss incontrastato della periferia nord della città. 4. Insieme a Francesco Mallardo, detto Ciccio, e Carlo Antonio, ed Edoardo Contini, alias Ormano, riuscì a formare un maxi cartello criminale denominato Alleanza di Secondigliano 4, 5, 6. Nel 1992 fu arrestato e morì a 38 anni per un'ernia ombelicale nel carcere di Voghera il 3 agosto 1994, 7, 8. Tuttavia, alcune leggende dicono che sia stato avvelenato in carcere. 9.